La questione non è quella dei ricollocamenti, la questione è come si fermano le partenze illegali. Finché in Europa noi pretendiamo di discutere di come distribuiamo le persone, non ne verremo a capo, perché nessuno può pensare davanti a questi flussi di scaricare il proprio problema su un altro, tant'è che voi continuate a parlare della Polonia, ma la Francia ha bloccato le frontiere, giusto? La Germania ha detto che non ricolloca, giusto? L'Austria ha detto che farà più controlli al Brennero, giusto? Tutte le nazioni europee si stanno comportando così, e questa è la ragione per la quale l'unico modo serio per affrontare questa questione è che tutti insieme lavoriamo sulla difesa dei confini esterni.